Buongiorno a tutti, ben arrivati a questa sessione di presentazione di Impellera Consulting. Facciamo giusto un veloce giro di presentazioni lato nostro. Io sono Marika Scola, HR Director in Impellera, e è un piacere insomma essere qui con voi oggi per raccontarvi la bella avventura che stiamo vivendo in questa società. Insieme a me e vi guideranno attraverso insomma la nostra storia, il nostro business. Pasquale Maggiore, a cui lascio la parola. Prego, Pasquale. Ciao, ciao a tutti, buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Io vi racconterò un po' dei servizi e quindi delle linee di business di Intellera. Vi farò una panoramica generale su quelle che sono le nostre offerte e su quelli che sono anche i clienti principali che seguiamo. A dopo. Bene, grazie Pasquale. E poi abbiamo Elisa Lepru per la funzione HR, che ovviamente poi a un certo punto vi racconterà anche le tante opportunità che abbiamo sul mercato. Elisa, a te. Assolutamente. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, grazie di essere qua con noi oggi. Sì, insomma, mi ha già presentato Marika, quindi non mi dilungherei troppo. Insomma, supporto Marika per le tematiche HR di Intellera, incluse ovviamente il recruiting. Benissimo, grazie. Allora, anche grazie per guidarci nella presentazione, Lisa. E allora adesso iniziamo un po' a svelare la nostra storia. Quindi direi andiamo un attimo sull'agenda, giusto per raccontarvi cosa abbiamo pensato di mettere insieme oggi per voi. Quindi innanzitutto faremo una panoramica sulla nostra storia, proprio per raccontarvi l'origine di Intellera, la sfida che abbiamo davanti in funzione, insomma, di una consolidata esperienza nel mondo, nel cosiddetto public sector che c'era precedentemente in PwC. Vi daremo un po' una panoramica sui numeri dell'azienda, lato business, ma anche sulla nostra organizzazione. E poi appunto Pasquale vi racconterà nel dettaglio quello che è il nostro business, quindi i principali clienti, le nostre competenze e come le mettiamo a servizio, insomma, dei nostri mercati. E poi prenderò la parola io per raccontarvi la People Strategy e come al nostro interno vogliamo valorizzare i nuovi assunti, inserirli, seguirli nel processo di recruiting, di induction e poi insomma un po' nello sviluppo e nella crescita, per poi passare alle opportunità. A questo punto, se è tutto chiaro, lascerei la parola a Pasquale. Ovviamente voi sentitevi liberi di scrivere in chat tutte le domande che avete, i commenti durante la presentazione, così poi noi ci lasciamo un bel po' di tempo per il Q&A finale, che sarà anche insomma la parte forse più interessante e che aspettate tutti. Quindi a te Pasquale e buon lavoro. Facciamo Ok. partire il video, Pasquale. Scusate.
Allora, intanto abbiamo voluto raccontarvi attraverso uno dei nostri progetti cosa facciamo, no? E, ovviamente le competenze che avete visto apparire nel video sono trasversali a tante delle nostre attività ed è quello che poi vedremo insomma anche con Pasquale. E quindi partiamo un po' da chi siamo e da dove viene il nostro nome. Pasquale, dai, ti lascio la parola. Sì, allora, magari pochi di voi ci conoscono già. In realtà la nostra Intellera, diciamo, ha radici molto profonde, perché si tratta dello scorporo di un'operazione che te tecnicamente si chiama di management buyout, diciamo, del ramo che seguiva la pubblica amministrazione di PwC. Perché il nome? Perché Intellera? Intellera viene dalla crasi di due parole latine che sono intelligere ed era. Perché? Perché vogliamo in qualche modo diciamo, aiutare i nostri clienti a comprendere il futuro, seguirli nella scoperta appunto di quelli che sono gli scenari futuri, di quello che oggi non è noto. Vi ho detto che nasciamo come scorporo del ramo pubblico di PwC, ma puntiamo anche al privato. Puntiamo dapprima a quello che è affine all'ambito pubblico, quindi per esempio tutto il mercato delle utilities, gas, energia, trasporti, ma puntiamo con forza e punteremo con forza nei prossimi anni anche sull'acquisizione di fette di mercato che finora sono state appannaggio solamente di altre società. Vai Elisa, ok, questa qua in tre parole la nostra missione. Naturalmente diciamo sono affermazioni importanti appunto che in qualche modo sintetizzano quello che vogliamo fare e quello che vorremmo fare nei nostri diciamo nei prossimi anni. Mi concentrerei soprattutto per quanto vi riguarda, in particolare come dire, sullo sblocco del vostro potenziale. Cioè, ve ne parlerò un po' meglio dopo. Puntiamo all'eccellenza, puntiamo anche alla gestione dei talenti. Chi siamo? L'ho sostanzialmente detto. Vai Elisa, anche oltre, tanto, ok, numeri e organizzazione. Eccoci qua, la nostra crescita. Intellera nasce, va detto, il 1° agosto del 2021, quindi è neonata con un paio di mesi di vita. Le nostre radici però affondano con la costituzione del ramo pubblico della consulenza di PwC, che risale al 2012, al 2016, ante 2016. Ok, allora, quindi stavamo dicendo sulla nostra crescita. Allora, dicevamo che fondamentalmente nel 2016 alcuni partner di PwC hanno colto l'opportunità di provare ad offrire quelle che erano delle competenze core nel mondo private anche per il mondo della pubblica amministrazione. Ed è così che si è avviato il business diciamo governativo, quello che poi è diventata la divisione di PwC Public Sector. E come vedete, con importanti percentuali di crescita anno per anno, tanto è vero che nell'arco di un quinquennio, con 65 milioni fondamentalmente di fatturato e persone anche dedicate a questo tipo di business, diciamo quasi triplicate, hanno portato a questa operazione. Quindi, di fatto, la logica è stata per alcuni soci di PwC, con un investimento importante di un fondo internazionale che ha scelto di credere in noi, è stato generato questo management buyout che ha portato al 1° agosto al sign off, diciamo, dell'operazione, che è quella che vi stava appunto anticipando prima e Pasquale. Se andiamo avanti, ok, vediamo appunto i nostri numeri. Quindi, come vi dicevo, partiamo da un fatturato di 65 milioni e mezzo. Ecco Pasquale.
Quindi dicevamo, il punto di partenza sono questi più di 300 clienti, dove prioritariamente poi vediamo su quali settori sono, però sicuramente sono pubbliche amministrazioni centrali, locali, aziende sanitarie. Abbiamo un valore, diciamo, di gare vinte solo nel 2020 pari a 200 milioni di euro e operiamo attraverso in realtà 12 sedi. Vi racconteremo più avanti che in realtà le nostre sedi principali sono Milano, dove abbiamo la sede legale, e Roma, dove abbiamo un po' se vogliamo, in alcuni ambiti il cuore dell'attività, ovviamente per una prossimità anche geografica con certe pubbliche amministrazioni, con tutti i ministeri di cui siamo insomma solidi partner, oltre insomma fornitori, però abbiamo anche una rete di sedi in giro in Italia sulle quali in alcuni casi ci appoggiamo e in alcuni casi abbiamo anche alcuni dipendenti. Il network è fatto da un 40% da professionisti con certificazioni professionali importanti che vengono richieste anche dalle gare, che possono essere quelle di program management, certificazioni in termini di programmi di efficienza, e ne vedete qui alcuni, oltre alle Prince 2, lead auditor, eccetera. Ad oggi siamo già, diciamo, dall'avvio della società ad agosto ad oggi, siamo già più di 1.000 tra dipendenti e alcuni, diciamo, subcontractor o fornitori in qualche modo che su alcune commesse ci aiutano, spot. Abbiamo inoltre, assunto sostanzialmente già dal 2020 più 230 colleghi e il nostro obiettivo di crescita è estremamente importante. Come vedete abbiamo anche una composizione particolarmente stimolante da un punto di vista di anagrafica dei dipendenti, perché è una società molto giovane, abbiamo una media di età di 34 anni, è sicuramente un valore e non una, e non, e non usuale, e anche abbiamo un certo numero insomma, di donne nel nostro team che da un punto di vista di D&I anche ci fa piacere. Se andiamo avanti, proviamo ad approfondire il modello organizzativo. Allora, la nostra organizzazione, che è stata tra l'altro varata e comunicata alle nostre persone il 13 settembre, quindi veramente da poco, e siamo in questa fase proprio impegnati nel cascading della comunicazione a tutti i dipendenti, vede fondamentalmente sei aree di business che sono i mercati in cui operiamo, e sono la pubblica amministrazione centrale, da sinistra a destra, le pubbliche amministrazioni locali nord, le pubbliche amministrazioni locali sud, l'healthcare, quindi tutto il mondo delle aziende sanitarie, prevalentemente pubbliche, ma per le quali siamo pronti a entrare insomma in ambito privato, e poi abbiamo due aree di business per noi particolarmente interessanti, che sono come opportunità di crescita il private e l'international. Quindi il tema è, a fronte dei successi che abbiamo, che ci hanno portato a essere riconosciuti come leader nazionale della consulenza per le pubbliche amministrazioni, stiamo ora studiando il nostro piano di ingresso nel mercato privato e nel mercato internazionale a partire dall'Unione Europea. Abbiamo poi una divisione di go to market, un'area di, diciamo, di go to market che presidia l'approccio per dare un'omogeneità di approccio al modo in cui ci interfacciamo insomma, con i nostri clienti, e poi abbiamo alcune aree di staff, di cui ovviamente faccio parte come HR insieme al CFO, ma con un presidio particolarmente importante e strategico di sviluppo delle competenze tecniche e di anche lì presidio e continua evoluzione della parte knowledge and digital. Sotto questi mercati si vanno ad alimentare tutti i vari progetti sugli specifici clienti su cui operiamo. Non so se Pasquale nel frattempo ha recuperato un po' di banda. Dunque, per quanto riguarda l'articolazione delle competenze, andiamo a vedere poi come operiamo nei mercati di cui vi ho appena parlato. Lo faremo, lo facciamo, insomma, l'abbiamo appena riorganizzata, come vi dicevo, la struttura, attraverso queste nove aree di competenza. Quindi, di fatto, tutto il nostro organico, tutto il nostro personale è organizzato in queste nove aree.
Ciò non vuol dire che al 100% sono solo su queste, ma magari in misura prevalente sono su alcune di queste e in una percentuale magari inferiore anche su altre. Questo perché, ci teniamo a dirlo, la logica di sviluppo delle persone in Intellera è assolutamente trasversale sia alle aree di competenza, ma anche, ai mercati di riferimento. Quindi le vedete, non ve le elenco, le leggete da soli. Abbiamo poi un altro elemento che è quello degli ecosistemi. Che cosa rappresentano gli ecosistemi? Sono in realtà delle dinamiche, è una struttura, se vogliamo, meta-organizzativa che fondamentalmente si compone laddove dobbiamo andare a presidiare specifici ambiti di mercato. E quindi vedete, no? Sviluppo economico, istruzione, formazione, lavoro, welfare, ma anche ambiti che fanno più capo al mercato private, quindi anche, ad esempio, agricoltura, ambiente e sostenibilità. Quindi la logica è che le squadre si potranno anche comporre a seconda di specifiche gare o clienti o di esigenze, mixando le competenze e i mercati in una logica, insomma, di ecosistemi. Vedete che poi fondamentale anche cioè, tutte quelle aree diciamo tratteggiate in fondo di data analytics, cyber security, customer solution, user experience sono diciamo nelle ulteriori linee di presidio di competenze specialistiche che possono essere, che stiamo continuando a sviluppare e che magari diventeranno, diciamo, verdi, si accenderanno man mano sempre di più come le aree che già vedete in verde. Andiamo avanti. Marica, mi sentite? Oh, adesso Sì. sì. Forte e chiaro. Vai. Perdonate veramente l'inconveniente, ma ho fatto una decina di tentativi, ma non riuscivo a collegarmi. Proviamo senza video, perché come giustamente mi suggerivano in chat potrebbe essere un problema di banda. Veramente chiedo scusa. No, non ti Grazie di preoccupare, è bello installare della la diretta. slide dei servizi. Allora, Marica vi ha raccontato della nostra organizzazione, sostanzialmente, diciamo senza entrare troppo nel dettaglio, vi ha raccontato che ci sono dei silos verticali, sono la pubblica amministrazione centrale, la pubblica amministrazione locale, la sanità, il mercato internazionale e il mondo privato. Questi settori verticali, cosiddetti sector per l'appunto, sono intersecati orizzontalmente dai cosiddetti sub-horizontal. Sono tre e sono il transformation, il technology e il policy innovation e managing fund. All'interno di ciascun centro, di ciascun sub-horizontal, sono stati individuati dei centri di competenza, di cui adesso vi racconto. Faccio una panoramica, sono tanti. Se poi ci sono delle domande specifiche, per ciascun centro di competenza abbiamo preparato anche delle slide di dettaglio, però sulle quali mi soffermerei solamente a fronte di domande specifiche. Adesso quindi vediamo cosa c'è nel transformation, nel sub-horizontal transformation e che cosa c'è anche negli altri due sub-horizontal. Vai Elisa, per favore. Grazie. Allora, il transformation, che cosa c'è dentro? Sostanzialmente, all'interno di questo sub-horizontal ci sono tutti i colleghi, ci sono tutte le competenze che supportano clienti pubblici e privati nella trasformazione organizzativa. Finalizzata a che cosa? Finalizzato ad un ammodernamento, per esempio, o a un ridisegno dei processi aziendali, ma anche tutte quelle trasformazioni organizzative che sono propedeutiche poi all'implementazione di soluzioni tecnologiche innovative. Perché ricordate bene, badate bene, diciamo, ogni adeguamento tecnologico, ogni soluzione tecnologica richiede sempre, qualunque essa sia, un contestuale adeguamento organizzativo. All'interno di questo grande gruppo orizzontale abbiamo cinque centri di competenza, che sono il People and Organization. Qui dentro ci sono tutti i colleghi, per intenderci, tutte le competenze che ci permettono di supportare i nostri clienti nella gestione delle persone, delle loro persone, quindi in termini di recruiting, in termini di performance management, in termini di mappatura delle competenze e quindi skill matrix, ma anche, per esempio, programmi di upskilling.
Poi abbiamo il mondo del procurement, supportiamo tantissime pubbliche amministrazioni e aziende sanitarie nella gestione di quelli che sono i loro processi di approvvigionamento. Abbiamo il centro di competenza del planning del PMO, scusate, quindi demand management, portfolio management, program management e project management. Abbiamo il mondo del financial reporting, per intenderci. Qui dentro ci sono tutti i colleghi che si occupano di processi amministrativo-contabili, che si occupano di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, ma anche analitica. E poi abbiamo il centro di competenza del service design e della user experience. Qui sostanzialmente i colleghi supportano i clienti nella definizione, nel disegno di nuovi servizi. Tipicamente digitali, tipicamente spingendo su logiche di co-working o co-design, cioè pensiamo a dei servizi, proponiamo dei servizi e li disegniamo insieme ai clienti e alle persone che lavorano presso i nostri clienti. L'altro sub-horizontal è il Policy Innovation and Managing Fund. In questo sub-horizontal ci sono tutti i colleghi e tutte le competenze che ci permettono di supportare clienti di natura, anche in questo caso prevalentemente pubblica, nella definizione di politiche, di politiche regolatorie e nella gestione, da un punto di vista strettamente finanziario, delle risorse che possono arrivare, come sapete, dal livello comunitario, dal livello nazionale. Abbiamo due centri di competenza all'interno di questo sub-horizontal. Il primo che riguarda appunto l'analisi e la valutazione per il supporto decisionale ai soggetti pubblici. Il nostro obiettivo ambizioso è quello di fare assumere a tali soggetti, appunto ai decisori, delle scelte che siano più razionali possibili in un mondo evidentemente di irrazionalità parziale o comunque di asimmetria informativa. E il secondo gruppo di competenze invece riguarda la gestione dei fondi PO FESR, FESR, fondi di sviluppo a vario titolo, e qui dentro, permettetemi di dire, si giocherà una parte importante della gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso e famigerato PNRR. L'altro centro di competenza, l'altro sub-horizontal, è il technology. Vi ho parlato del transformation, vi ho parlato del policy instrument, adesso vi parlo del technology. Qui dentro si annidano in qualche modo, sono state inserite tutte le competenze, tutte le persone che si occupano veramente degli aspetti tecnologici e realmente delle soluzioni di digital transformation che poi andremo a proporre e a implementare presso i nostri clienti. I centri di competenza all'interno di questo sub-horizontal sono cinque. Abbiamo l'IT strategy e governance, quindi ci occupiamo della strategia IT e della governance di tutta l'apparecchiatura IT e ICT dei nostri clienti. Pensate, per esempio, qui a titolo esemplificativo anche al supporto che forniamo all'Agenzia per la digitalizzazione, all'AGID, all'Agenzia Italiana per la digitalizzazione di tutta la pubblica amministrazione. Poi abbiamo un centro di competenze che riguarda specificatamente il disegno delle soluzioni architetturali e applicative migliori per i nostri clienti. Poi abbiamo il mondo del data analytics. Qui dentro ci sono delle tematiche che magari voi, in quanto nativi digitali, conoscete meglio di me. Il data analytics, quindi big data, open data, il tema appunto dei modelli predittivi quindi che supportano poi il decisore nell'assunzione appunto di determinazioni che possono avere un orizzonte temporale di medio e lungo termine, modelli comportamentali, eccetera, eccetera. E
Il tema della cyber security, tema gigantesco che anche qui riuscite a intendere una portata sempre crescente. Pensate per esempio al tema appunto della protezione dei dati, sia alla luce delle novità introdotte dal GDPR, ma anche per esempio il tema della sicurezza dei dati applicato alla sanità, no? Si tratta di dati in quel caso ultra sensibili. E poi abbiamo come centro di competenza tutti i colleghi che si occupano di CRM, Customer and Citizen Relationship Management, e pensate, in questo centro di competenza possiamo allocare per esempio tutta l'attività di disegno di app o di servizi digitali che mettiamo a disposizione di uffici che si occupano delle relazioni con il pubblico, di comuni, di regioni e di ministeri. Vai Elisa, per favore, vi ho detto una piccola parentesi prima di raccontarvi un attimo del nostro centro di innovazione. I tre suborizzontali, Transformation, appunto PIFI e Technology, di fatto contraddistinguono Intellera perché ci consentono di portare al cliente delle soluzioni che siano realmente integrate con un approccio cross. Significa che avvalendoci appunto di soggetti, di persone che hanno competenze anche molto eterogenee, riusciamo a portare al cliente delle soluzioni complete e che magari appunto riguardano contestualmente più centri di competenza. Ok, quindi in qualche modo la parte di transformation magari la riusciamo a completarla con i colleghi del technology, in modo da dire, da proporre soluzioni che impattano sì l'organizzazione, ma appunto al tempo stesso offriamo anche la soluzione tecnologica da implementare, è più adeguata rispetto a, diciamo, su misura del cliente. Quindi l'obiettivo qual è? Avete visto qual è la nostra organizzazione? L'obiettivo è quello di stare sulla frontiera dell'innovazione. Starci come? Starci anche attraverso la costituzione di un centro di innovazione. Diciamo centro di innovazione che si alimenta anche da una serie di network, di partnership che abbiamo sviluppato e che stiamo sviluppando con università, centri di ricerca, ma anche start-up, incubatori di impresa e hub di innovazione. Vogliamo presidiare le tecnologie innovative, vogliamo appunto avere un occhio, diciamo, prima degli altri sui modelli di business, e vogliamo appunto creare e condividere conoscenze. Per fare questo non basta evidentemente solamente il centro di innovazione, ma abbiamo, diciamo, un occhio attento alla gestione dei talenti. Vi racconto velocemente anche di un'iniziativa che abbiamo compiuto molto, diciamo, pochi mesi fa, e che ha riguardato appunto un piccolo, diciamo, abbiamo dato la possibilità agli stagisti più meritevoli di partecipare ad un'iniziativa. I vincitori hanno avuto un contratto a tempo indeterminato e hanno adesso la possibilità di partecipare a dei master in Italia o all'estero molto molto qualificanti. Questo per dirvi che cosa? Che da un lato va bene il centro di innovazione, ci stiamo lavorando, ma dall'altro abbiamo, diciamo, un'attenzione particolare e premiante verso quelli che sono, che reputiamo, veri e propri talenti, quindi da mettere nel nostro organico per lo sviluppo delle nostre attività. Vai avanti Lisa, ok, velocissima panoramica sui nostri clienti, in parte li ho accennati: pubbliche amministrazioni, centrali e locali, ministeri, agenzie, autorità portuali per esempio e altri enti nazionali, città metropolitane, comuni e province, 5 università, poi sul versante sanitario, che è quello che conosco meglio perché mi occupo di management sanitario,
ministeri, ma anche aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali. Poi abbiamo un ottimo presidio anche di organizzazioni internazionali. Siamo, diciamo, in diversi tavoli della Commissione europea, agenzie europee. E poi, come vi dicevo, il mondo che sta crescendo delle utilities. Presidiamo clienti che si occupano di gas e energia, di acqua e servizi idrici, di gestione dei rifiuti e di trasporti. Io rilascio, adesso do nuovamente la parola alle colleghe, però ripeto, se ci sono delle domande poi su dei centri di competenza che vi ho mostrato, possiamo fare anche dei verticali su quelli. Grazie Elisa. Ottimo, grazie Pasquale. Allora, camera per rendere un po' più vero il meeting, vorrei con la banda. Allora, già Pasquale vi ha anticipato insomma, un pochino anche del flavor e delle ambizioni che abbiamo nella gestione delle persone. Iniziamo a vedere un po' più nel dettaglio qual è insomma un po' l'offerta di sviluppo dei nostri inseriti. E per farlo, innanzitutto, tre parole chiave, quindi andiamo alla slide successiva. Pride, empowerment and teaming. Allora, fondamentalmente queste per noi sono veramente i tre driver chiave sui quali stiamo costruendo la nostra realtà. Il momento bellissimo, insomma, che stiamo vivendo professionalmente tutti, dalle persone più tecniche di business a quelle di staff come me e ovviamente non solo me, è proprio quello di avere un orgoglio importante per quello che stiamo facendo, per la realtà che stiamo costituendo, soprattutto perché il vero nostro risultato è quello dell'utente finale. L'utente finale poi fondamentalmente siamo tutti noi. Quindi siamo tutti noi cittadini, siamo tutti noi utenti delle aziende sanitarie e quindi ecco il legame è importante e anche parte dello sviluppo che garantiremo alle nostre persone è quello di essere anche molto vicini alle amministrazioni per viverle non solo come fornitori ma anche nell'ottica della user experience che vorremmo e partecipare al ridisegno di tanti processi sempre più digitali, eccetera, è qualcosa sicuramente che inorgoglisce tutti noi. L'empowerment, perché per noi è una parola chiave, dare ovviamente spazio alle persone. Non c'è nessuno di noi che al momento non abbia alzato il dito per dire sono interessato a partecipare a questo particolare progetto, anche legato strettamente alla vita, alla costruzione dell'azienda stessa. Oltre che a specifici progetti verso i clienti e a cui non gli sia stata data l'opportunità di fare la differenza e di contribuire. E il teaming, perché chiaramente stiamo vivendo un momento in cui stiamo gettando le fondamenta della nostra crescita e lo facciamo tutti insieme e ci crediamo fortemente. Questo è il motivo per cui poi ci sono tutta una serie di iniziative anche volte a creare il network interno, oltre che quello esterno. Con team building e tra l'altro i team building innovativi spesso anche con un impatto di social responsibility. Ma quindi andiamo avanti e scopriamo quali sono i nostri valori. Fondamentalmente questi sono anche pubblicati sul nostro sito che ovviamente è parte anche della nostra crescita in continua evoluzione. Innanzitutto uno che è un po' trasversale a tutti, cioè l'idea di avere dei professionisti basati su valori, quindi valori di diversity and inclusion, valori di trasparenza, di correttezza, di rispetto, di integrità, i valori fondanti ovviamente soprattutto di una collaborazione che è quella con la pubblica amministrazione, che poi è ad oggi chiaramente il nostro primo entry point sul mercato. Open mind visionaries. Vogliamo, e come vi anticipavo prima, vogliamo un ambiente dove veramente ci si possa confrontare, raccogliere idee, creando risultati anche al di là delle aspettative, con il contributo di tutti, scambiando idee e collaborando. Talent in answers, perché effettivamente vogliamo sviluppare il talento con un sistema assolutamente meritocratico, processi di performance che prevedano feedback
continui con almeno due momenti standard di feedback un po' più strutturati. Anche su questo, insomma, stiamo mettendo mano a quella che sarà un po' l'identità del performance management di Intellera, e sicuramente, ecco, la costanza, la frequenza del feedback è uno degli elementi chiave. I progress shapers, perché questo, come diceva prima Pasquale, noi vogliamo fare la differenza, aiutare la nostra amministrazione a comportarsi come vorremmo, insomma, come ci aspetteremo anche proprio da utenti finali, e quindi anticipando proprio le esigenze poi degli utenti. Unconventional thinkers, perché ovviamente per fare tutto questo dobbiamo essere unconventional, dobbiamo pensare fuori dagli schemi, dobbiamo anticipare, immaginare quello che ancora non è noto, chiaramente con una forte capacità, che è quella che cerchiamo di sviluppare anche nelle nostre persone, di riuscire a creare quella cultura nel nostro cliente che permetta al cliente stesso di raccogliere e costruire sugli spunti che offriamo. Andiamo avanti. La visione della CSR. Abbiamo voluto aggiungere anche questo elemento perché per noi è fondante anche questo per le nostre strategie. Noi crediamo fortemente a una crescita che sia in linea con parametri environmental, social and governmental, quindi i classici obiettivi ESG, di cui la CSR, la Corporate Social Responsibility, è una parte importante. E proprio per questo abbiamo creato una vision dedicata alla Corporate Social Responsibility, che è quella che vedete nello spazio in verde. Vogliamo lavorare con passione e sviluppare le nostre persone in ottica ESG, mettendo a servizio le nostre persone per sfide globali, e riuscendo così ad essere un leader nella trasformazione sociale e ambientale, proprio per il contesto in cui siamo. Tutte le nostre attività, tra l'altro, di formazione e sviluppo, cercheranno di avere un contenuto e delle azioni di CSR strettamente legate, e quindi con un esito finale su dei beneficiaries che di volta in volta identificheremo e su cui, insomma, stiamo creando dei rapporti di partnership. E il nostro obiettivo è veramente far diventare questo anche parte della nostra value proposition che offriamo ai nostri clienti, per guidare anche tutte le amministrazioni, le aziende sanitarie, i clienti private, international, che continueremo ad avere, anche su un'offerta che tenga conto di questi obiettivi, per una creazione di valore collettiva. E questo lo facciamo ovviamente seguendo quelli che sono i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, e quindi, insomma, anche in questo ambito abbiamo un team dedicato che guiderà questa crescita. Se andiamo avanti, un altro elemento che volevamo condividere con voi è chiaramente quello degli spazi. Oggi ci troviamo ad un piano alto della torre PwC a Milano, e ovviamente nel nostro spazio noto a Roma, salvo tutte le altre sedi che vi anticipavo, ma insomma sono, diciamo, minori e spesso strettamente legate ai clienti. La logica è quella di andare verso uffici che siano sempre più puramente Intellera, con delle caratteristiche che stiamo andando a definire chiedendole proprio ai nostri dipendenti. Saranno degli ambienti molto smart, molto verdi, ambiente con sale riunioni un po' unconventional anche in questo caso. Non necessariamente i classici tavoli da riunione, insomma, quindi la logica è quella di tornare un po' a vivere tutti l'ufficio, perché è importante in parte avere la socialità dell'ufficio, ma veramente con la voglia e il piacere di vivere un ambiente che sia quello che i nostri dipendenti si aspettano. Se andiamo avanti, vogliamo condividere anche quelle che sono le strategie relative al recruiting e all'employer branding, perché ovviamente ci iniziamo ad avvicinare alle tematiche che più vi ovviamente vi sono a cuore nella fase di crescita in cui siete.
Quindi ovviamente oggi siamo qui con voi in Cattolica, ma è una serie di appuntamenti a cui stiamo partecipando, sempre per continuare a raccontare la nostra storia, ma lo facciamo anche continuamente con un palinsesto di notizie su LinkedIn e ovviamente con un sito aggiornato di offerte disponibili, quindi ovviamente continuate a seguire anche le vacanze che vengono continuamente aggiornate su LinkedIn. Presto avremo la nostra pagina Tutored, poi su questo magari ci racconterete nel Q&A quanti di voi sono iscritti, se lo conoscete, cosa ve ne pare. Comunque anche su questo avremo la nostra pagina con la logica proprio di mettere a servizio dei giovani anche alcuni contenuti, se vogliamo, di education, quindi proprio per guidare alla comprensione di cosa possa essere questa innovativa formula, diciamo, di consulenza, che chiaramente è una consulenza di nicchia, una consulenza che non vuole competere con le big, ma vuole ragionare come un'azienda e quindi qui con un valore, diverso, da associare, un investimento diverso da associare a ciascuno dei nostri dipendenti. Il nuovo graduate program, vi ha accennato prima Pasquale, un esperimento che abbiamo fatto di selezione tra i nostri stagisti interni e fast track di crescita con un piano di sviluppo di 2 anni, di cui parte del quale, diciamo, è anche il master o altre certificazioni professionali. Partirà un nuovo graduate program direttamente proprio sugli esterni per fare attraction e questo verrà pubblicato anche su Tutor nei prossimi mesi, diciamo inizio del 2022. Quindi anche su questo seguiteci. E poi se andiamo a vedere nella successiva slide, vediamo come si sviluppa il nostro percorso di inserimento. Quindi tipicamente in Intellera, dal contatto, diciamo, con i nostri candidati ideali, somministriamo dei test online, a fronte dei quali, insomma, diciamo, rispetto a delle soglie di accesso, facciamo un pre-screening e le risorse selezionate vengono contattate dal nostro team HR di cui Elisa, fa parte. Dopo un pre-screening, quindi un primo colloquio conoscitivo legato, insomma, un po' alle esperienze, alle aspettative, se c'è un match di opportunità rispetto alle vacanze, andiamo allo step successivo, si fa un colloquio con dei manager o senior manager e ovviamente colloquio prevalentemente tecnico e chiaramente a seconda della profondità delle competenze richieste e della strategicità del ruolo ci potrebbe essere un secondo step con i nostri director o partner. Superato anche questo scoglio, diciamo, ci facciamo insomma, risentire con una proposta e da lì diciamo, si avvia l'avventura. Ad avventura avviata, soprattutto sui giovani, che cosa succede? La nostra proposta è quella di un induction program di 2 anni che prevede un welcome kit da rilasciare ai neoinseriti, diciamo, il giorno zero, quindi all'ingresso in azienda. A stretto giro, nell'arco dei primi 2 mesi, si organizzeranno invece delle sessioni di descrizione un po' più approfondita, ovviamente, di quella che possiamo avervi dato, del framework che possiamo avervi dato oggi, dell'organizzazione, del funzionamento, chiaramente entrando anche nello strategic plan e lavorando sul teamwork, perché ci teniamo affinché, insomma, tutti i nostri neoinseriti si possano conoscere al di là delle geografie in cui sono inseriti. Parte poi un approfondimento di self-awareness con dei moduli dedicati sia alla crescita individuale che alla crescita delle competenze tecniche e quelle di comunicazione, perché chiaramente parte integrante del ruolo dei nostri consultant verso i nostri clienti è la comunicazione efficace. E quindi qua, diciamo, traguardiamo i primi 6 mesi. Dal quinto mese in avanti inseriamo dei webinar tecnici con i nostri horizontal leader proprio per entrare nel dettaglio di tutte le sfide, quindi sia delle esigenze lato competenza, ma anche delle sfide che stiamo vivendo con i principali clienti legati ai nostri horizontal. E poi daremo l'opportunità
di scegliere un paio di mercati e quindi i relativi progetti tra i sei che vi ho rappresentati del nostro, che vi ho rappresentato prima del nostro modello organizzativo per un drill down che vi permetta, al di là dell'ingresso nello specifico progetto in cui tipicamente si è inseriti, anche di mantenere una prospettiva trasversale sulla nostra offerta. Dopodiché, creeremo negli ultimi 4 mesi, diciamo, di questa avventura lo spazio per lavorare a dei business case, ovviamente business case che saranno strettamente legati ai nostri reali clienti, alle nostre reali sfide, e lì valuteremo anche la capacità un po' innovativa e di, insomma, di original thinkers che dicevamo prima, insomma, in linea con i nostri valori. E tra l'altro la logica sarà quella poi di selezionare i 4 migliori business case per fattibilità, per strategicità e per innovatività, ai quali verrà offerto un programma simile a quello che avevamo raccontato prima, e quindi anche con certificazioni e master professionalizzanti. In tutto questo percorso vedete che, insomma, per noi è fondamentale la figura di un mentor che sono formati al ruolo e che assisteranno un po' nello sviluppo di tutto il percorso. E poi abbiamo immaginato anche un post-graduate induction su base volontaria, che anche qua traguarderà le sfide che vi anticipavo di corporate social responsibility, proprio perché ci piacerà mettere a fattor comune le esperienze tecniche maturate negli anni precedenti a beneficio di qualche causa sociale che vorremmo sostenere nell'ottica del nostro programma ESG. Se andiamo avanti, giusto un dettaglio, ma per voi chiaramente non è solo un dettaglio: qual è la nostra scala di crescita? Il percorso di carriera per Intellera, premesso che, appunto, come vi dicevo prima, è basato su logiche meritocratiche, parte dal performance, quindi un performance management con degli scambi trasparenti con i propri responsabili, con il supporto dei mentor in tutto questo, ma anche legato allo sviluppo delle competenze tecniche e soft. La scala, la leggete da soli: diciamo che dopo un ingresso in stage si passa poi alla carriera, quindi gli step sono quelli che vedete rappresentati in questa slide. Le tempistiche possono dipendere chiaramente dal successo che hanno le persone nella performance. Non ci sono preclusioni particolari, ci possono essere ovviamente fast track, e anzi ce lo auguriamo, al raggiungimento di eccellenti performance, e soprattutto laddove vediamo una crescente capacità di interazione col cliente e di sviluppo di business, ovviamente nel tempo con logiche via via più complesse. In generale, per facilitare questo percorso, lavoreremo su percorsi di carriera trasversali, quindi aiuteremo anche le persone a vivere di nuovo Intellera in modo sempre più ampio, vedendo continuamente, vivendo più dei nostri più di uno, insomma, dei nostri horizontal team, quindi delle nostre aree di competenza, e al tempo stesso operando almeno, insomma, in più mercati. E veniamo quindi alla successiva, che sono le job opportunities. Quindi andiamo a svelare un po' qual è la situazione, Sì, e su grazie questo lascio la parola ad Elisa. Grazie. Marica. Allora, ragazzi, senza leggere posizione per posizione, vi faccio un overview io. Innanzitutto, come potete vedere, le job opportunities, cioè, diciamo, le offerte, la maggior parte, ecco, delle offerte sono sulla sede di Roma, perché già come anticipava Marica, sicuramente è la sede principale insieme a Milano. Ci sono poi delle opportunità specifiche su sedi satellite, passatemi l'espressione, come ad esempio la sede di Palermo e di Padova. Sono per lo più figure junior, quelle che stiamo ricercando al momento, ma non solo. Vedete infatti qualche position per figure da senior, quindi parliamo già di persone che hanno almeno 3 anni di esperienza. Insomma, l'abbiamo inserita in questa occasione perché magari c'è qualcuno all'ascolto che ha già maturato esperienze in un ambito
fine. Dicevamo posizioni junior, che cosa significa? Significa che valutiamo inserimenti stage, come ha anticipato Marika durante la spiegazione del percorso di carriera, generalmente per profili tendenzialmente come immagino siano i vostri, quindi giovani ragazzi che stanno terminando gli studi. O che li hanno appena terminati, che quindi non hanno un'esperienza pregressa, prevediamo un iniziale inserimento in stage, che per noi è una fase fondamentale, ragazzi, perché? Perché sono 6 mesi nei quali siete formati, siete seguiti, e che io definisco sempre, no, di valutazione reciproca, nel senso che sono 6 mesi che ci permettono di valutarvi, ma durante i quali chiaramente valutate anche voi noi, no? Valutate l'esperienza e insomma anche proprio le attività che andate a fare. Per figure junior intendiamo anche figure di associate, che quindi insomma sono persone che hanno almeno un anno di esperienza pregressa. Vedete che abbiamo posizioni in realtà aperte su tutte e tre le tre principali aree di competenze, di competenza, scusate, che ci ha presentato prima Pasquale, quindi l'area Transformation, Policy Innovation and Financial Instruments e l'ambito Technology. In linea generale, quello che vi posso dire è che per tutte queste posizioni che vedete, eccezion fatta per le vacanze in ambito technology, i background che tendiamo a considerare sono profili appunto laureati in economia o in ingegneria gestionale, e soprattutto poi ovviamente per il team internazionale, anche poi in realtà per la parte di Policy Innovation and Financial Instruments, è fondamentale, ragazzi, la conoscenza della lingua inglese, quindi non basta ovviamente il test preliminare di cui vi parlava Marika, il test inglese che vi viene inviato all'inizio proprio del processo di selezione, ma la conoscenza della lingua viene sempre approfonditamente sondata durante i vari colloqui, quindi sia HR sia insomma i colloqui, durante i colloqui tecnici. Per quanto riguarda, diciamo, il background richiesto per le posizioni, diciamo, in ambito technology, vi dico, in realtà personalmente ho seguito insomma l'inserimento di tanti ragazzi anche laureati in economia, che però chiaramente avevano una particolare predisposizione, un particolare interesse per l'area technology, il mondo tech in generale. Quindi sicuramente, ecco, anche questo dato forse vi può far insomma può esservi utile. Ciò che andiamo a sondare, a valutare su profili junior, sicuramente, ecco, la motivazione e la voglia, ragazzi, di mettersi in gioco e di rimboccarsi le maniche anche su magari tematiche che sono no, magari abbastanza lontane dal proprio percorso di studi. Rispetto alle posizioni che vedete aperte, non so se può essere interessante scendere nel dettaglio. In caso, ragazzi, ovviamente scrivete e fate domande. A questo punto, visto che manca solo un quarto d'ora, io ne approfitto appunto per lasciare spazio a voi se avete domande su questo, se avete domande sulla parte che ci ha spiegato e ci ha raccontato Marika, o insomma sulle varie competenze che invece ci ha presentato Pasquale. Nel frattempo che magari qualcuno scrive, scusatemi, ma io non vedo la Sì, no, ce ne chat. sono un po', Elisa, ti aiuto così magari Ok. iniziamo, diciamo, dalle primissime che hanno postato all'inizio della sessione. Ci chiedevano se ci sono opportunità nei prossimi mesi, proprio nella parte HR. Allora, su questo, perché no, ci potrebbe essere. Allora, noi, diciamo, oltre al team HR, ovviamente che rappresento, come avrete visto, c'è anche un'area di competenza che è quella People and Organization. Quindi, probabilmente sì. Quindi anche su questo seguite, perché ovviamente anche l'opportunità di stage su tutti i canali che vi abbiamo citato prima sono assolutamente, cioè saranno, insomma, saranno disponibili. E comunque, come vedete da questa slide, oltre ovviamente ai nostri contatti, abbiamo una casella di posta dedicata al recruiting, a cui potete comunque mandare i vostri CV con le eventuali lettere motivazionali dedicate agli specifici interessi che avete.
poi ti leggo Elisa, vediamo, eh. Allora, parte i problemi tecnici che abbiamo avuto, quindi giustamente ci ha aiutato anche su questo la chat. Se avremo posizioni aperte in ambito customer solution, customer service su Roma. Allora, qui da capire un attimo che intendevi, Esatto. Giorgia, per... no, aspetta. No, questa è Alessandra Gaspari per la parte Customer Solution, Customer Service, perché in realtà non è esattamente, cioè diciamo che per noi è trasversale questo tipo di attività a tutto il business, quindi a cosa ti riferivi esattamente? E nel frattempo c'è una domanda di Lorenzo che chiede se riusciamo a fornire degli esempi di cosa effettivamente significhi lavorare all'interno del team Policy Analysis e quindi in cosa si sostanzia l'attività. Magari lascio a Pasquale la risposta. Sì, Marica, in realtà nel caso di Lorenzo avevo già scritto in chat, mi portavo Bravo, avanti con il lavoro nel frattempo. grazie. Comunque, no, ma a beneficio di tutti, ci sono diverse linee di attività. Si tratta, da un lato, per esempio, dell'assistenza tecnica. Attenzione, assistenza tecnica è comunque consulenza. Non aggiustiamo, non ripariamo PC come ogni tanto qualcuno pensa, ma si tratta appunto di assistere le pubbliche amministrazioni nella rendicontazione, nell'impiego e nella rendicontazione di tutte le risorse che derivano, per esempio, dalla Comunità Europea. Poi li supportiamo per esempio nell'elaborazione di studi di fattibilità antecedenti alla progettazione di interventi, ma facciamo anche per esempio delle analisi costi-benefici, per esempio delle analisi make-or-buy. Quindi questo è l'ambito di attività appunto del gruppo PIFI, per intenderci. Per quanto riguarda poi la risposta di Nicolò, che aveva fatto una domanda precedente a quella di Lorenzo in merito all'articolazione del technology. Lui cita, probabilmente è un tecnico, Nicolò, alcune strutture. Sì, ti confermo che quelle strutture sono all'interno del sub-horizontal di cui vi ho velocemente raccontato. Vai, Marica, poi abbiamo la domanda di Chiara. Allora dice posizioni di stage per laureati in economia a Milano, ad oggi non ce ne sono? È corretto? No, no, assolutamente. Stiamo valutando anche insomma, delle posizioni junior su Milano per la parte proprio di service design e UX, che quindi si occupa di digitalizzazione dei processi, come insomma, ci raccontava Pasquale dell'introduzione, no, di strumenti che permettano la trasformazione digitale. Quindi assolutamente sì. Scusami Marica, aggiungo solo una cosa. Come vedete abbiamo riportato l'indirizzo email a cui potete inviare il vostro CV, ragazzi, se siete interessati. Quindi assolutamente fate riferimento al recruiting@intelleraconsulting.com. E poi ovviamente trovate tutte le job aperte su LinkedIn. Poi una domanda, sono aperte posizioni per categorie protette? Sì, assolutamente, quindi anche là recruiting @intellera consulting assolutamente aperto anche a questo. Le skill richieste nel team international, quali sono le attività principali in questo ambito? Pasquale, vuoi andare tu? Sì, vado io. Beh, il supporto che forniamo diciamo sull'ambito internazionale è di vario tipo. Andiamo da un supporto di natura strategica, quindi regolatorio, a un supporto che invece è più operativo, di tipo PMO, per intenderci. Quindi coordinamento dei tavoli di lavoro. Immaginate a tutti i tavoli di lavoro che ci sono, diciamo, e che supportano poi l'emanazione di un regolamento europeo, di una circolare che poi dovrà essere declinata a livello regionale. Quindi,
il ventaglio di attività è molto ampio. Le skill, anche lì sicuramente diciamo una dimestichezza con la lingua e non solo con l'inglese. Questo è sicuramente un prerequisito fondamentale. Quanto diciamo anche al tipo di formazione, ci sono anche dei colleghi che sono laureati in filosofia, per intenderci, che si occupano e che seguono, diciamo, il contesto internazionale. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che ci interessa sapere qual è il vostro percorso di formazione, ma ci interessa ancora di più sapere cosa, che sappiate fare oltre quelle che sono le vostre competenze. Ci interessa in particolare la vostra capacità di apprendimento, perché, e qui vado oltre la domanda che mi è stata, cioè che ci è stata posta, quello che ci interessa realmente è diciamo, capire se le nostre persone, se i nuovi assunti sono in grado di apprendere velocemente. Perché? Perché un consulente difficilmente si trova due volte davanti allo stesso problema. Ok? Quindi ci interessa l'abilità di approcciare il problema, di conoscere velocemente gli elementi essenziali di quel problema, approfondire anche la normativa di riferimento e proporre magari una soluzione. Questa è la cosa più importante. Poi, se siete laureati in statistica o in economia o in ingegneria o appunto in giurisprudenza, poco cambia. Ci interessa quindi questa attitudine, questa proattività. Marica, vado un attimo anche su una domanda corposissima che ci ha posto Nicolò. Bravo, sì. Ci dice, allora, innanzitutto se, però questa mi sa che la prima parte la giro a Elisa. Considerate anche laureati junior non STEM al momento per l'area Policy Innovation su Milano? Laureati junior, che si intende? Intendete solo triennale? Perché allora, se questa è la domanda, allora vi dico, su questo ragazzi siamo abbastanza, cioè insomma i colleghi sono abbastanza demanding, passatemi l'espressione, nel senso che generalmente valutiamo ragazzi che o hanno già conseguito il titolo magistrale o stanno per, quindi solo il titolo triennale vi direi più no che sì, se era Sì. questa la domanda. Se invece fosse laureati con pochissima esperienza, ci può stare, giusto Lisa? Esatto. Se fosse una magistrale con poca Sì, esperienza, direi di sì, junior assolutamente in sì, quel senso. assolutamente sì. Quindi sì. Poi i collaboratori come vengono valutati con KPI specifici? Sì, la risposta è sì, abbiamo degli strumenti e naturalmente anche un modello di sviluppo professionale che poi andiamo a declinare sulla base del management level, quindi evidentemente KPI per gli stagisti, KPI per gli associate, eccetera, eccetera. Utilizziamo software gestionali come quelli che vengono citati? La risposta è assolutamente sì. Mi cimento anche in tematiche non mie, ma per completare la risposta, abbiamo un piano di welfare aziendale? Assolutamente sì, con 1.000 iniziative. A quale contratto collettivo nazionale del lavoro facciamo riferimento? Commercio. Marica, ho sbagliato? No, spero di no. Assolutamente no, no, sul welfare l'unica cosa che possiamo aggiungere è che chiaramente, di nuovo, essendo una realtà in fase di avvio, in realtà secondo noi questa è una delle parti su cui ci vogliamo cimentare e divertire, proprio cercando di massimizzare gli interessi dei nostri dipendenti. Anche su questo stiamo intervistando le nostre persone per rendere sempre più originale il pacchetto di accordi. Ci sono accordi, convenzioni con determinati soggetti, c'è la possibilità di utilizzare e convertire il performance bonus in welfare, quindi anche lì in strumenti, pacchetti, insomma, di vario tipo. Ad uso personale o eventualmente insomma trovanti anche per la propria famiglia. Ci sono insomma tutta una serie di supporti anche lato insomma assicurativi. E poi ricordiamoci, vabbè, c'è sempre un accordo di smart working che per noi arriva al 60%. Ripeto, ci teniamo a provare a vederci anche negli uffici, ma con una flessibilità, con una logica molto moderna, ovviamente, che non potrebbe esimersi dall'epoca che viviamo.
E quindi insomma direi che anche su questo stiamo innovando tanto. E che altro? C'era una domanda. La posizione di Junior Consultant a Roma, principalmente che attività svolgerà, Elisa? Junior Consultant a Roma, allora ne abbiamo due in realtà, su Service Design e UX, che era quella di cui vi anticipavo prima, perché stiamo valutando figure junior, allora junior nell'accezione in cui vi dicevo prima, quindi intern e associate, e lato anche searching and procurement, quindi supporto e evoluzione della funzione acquisti, sviluppo piattaforme di procurement. Quindi diciamo, i colleghi seguono progetti di digital procurement, procurement optimization, innovation procurement, insomma anche tutto quello che ha detto prima Pasquale. Quindi il ridisegno dei processi e dei modelli organizzativi della funzione acquisti. Ok, poi leggo una domanda di Carmine che ci dice che è laureato in economia e gestione delle imprese a marzo, cioè economia e gestione delle imprese, dei servizi e delle aziende sanitarie a marzo e sarebbe interessato a opportunità su Roma. Direi comunque sì, mandaci comunque il CV, possiamo valutarlo, insomma. Assolutamente, ovviamente per noi è un business cioè molto insomma, tipico ecco, della nostra realtà e ci piace investire anche in quest'ambito. Può aiutare durante la fase di selezione aver ricoperto o ricoprire cariche elettive in enti locali? Ecco, questa è una domanda un po' delicata, nel senso che aver ricoperto sicuramente sì, poi ragazzi aiutatemi anche nella risposta. Sicuramente l'idea di aver ricoperto la passione, l'interesse e la conoscenza sono ovviamente dei plus, sono super apprezzati. Laddove ci siano delle cariche contestualmente la presenza nella nostra realtà, considerato che poi sono anche i nostri clienti, può essere un po' più delicato. Esatto, e poi se posso aggiungere Marika, chiaramente sono sempre queste tematiche che vengono anche sondate durante il colloquio, proprio per un tema di conflitto di interessi, come anticipava Marika. Esatto. Aggiungo solo una cosa, sondate, come diceva Elisa, insomma come ha spiegato Marika, valutate caso per caso, non sono tutte uguali queste cariche, Sì, infatti, evidentemente, esatto. le valutiamo caso per caso, sia ben inteso che l'integrità è uno dei nostri diciamo, punti fermi, Chiaro. su quello diciamo, non si scende a compromessi, quindi non è preclusiva, però deve essere diciamo, con un perimetro ben definito e deve essere lontanissima da eventuali situazioni che possono mettere in difficoltà la nostra azienda, evidentemente. Chiaro. Bene, e poi c'era la risposta di Alessandra che diceva, si riferiva all'area CRM su Roma, Lisa, rispetto a quella domanda. Pasquale? Ah no, scusami, pensavo stessi parlando. No, stavo cercando il pezzo precedente della domanda di Alessandra. Era quella domanda per cui poi abbiamo richiesto un approfondimento. Quali posizioni avete aperto in Customer Solution, Customer Service a Roma? E quindi le avevamo chiesto di approfondire. Lei intendeva in ambito CRM in genere. Allora, in ambito CRM proprio specifico, al momento no, però ti direi, Chiara, scusatemi che io non vedo la chat, quindi non Alessandra, ricordo il nome, Alessandra. Alessandra, scusatemi. Alessandra, assolutamente, se sei interessata, manda il tuo curriculum, perché insomma, poi il bello della consulenza è che gli scenari cambiano Sì, veramente di minuto in minuto, assolutamente. quindi magari oggi non c'è l'esigenza, ma si apre domani, quindi assolutamente inviaci pure il tuo curriculum. Esatto. Bene, quindi direi, insomma, avete un po' di contatti, insomma, come diceva giustamente Lisa, siamo realtà particolarmente flessibili, Intellera in particolar modo in questo momento è iper dinamica, iper aperta a nuove idee, nuova linfa, quindi assolutamente fate le vostre application, mandateci i vostri CV. E,
Un'ultima domanda, al fatto Alle finish. ultime due domande. Guardate candidature che abbiamo mandato tramite, che abbiamo mandato tramite il Career Day, selezionando tramite il Career Day, cioè se loro hanno inviato il CV sul portale, insomma, per il Career Day, ovviamente le valutiamo Assolutamente. in automatico, certo, abbiamo visibilità e le teniamo in considerazione. Ok. Così, invece una domanda veloce lato vostro, questa sessione ha soddisfatto le vostre aspettative, le vostre curiosità? Al netto dei problemi di connessione che ci sono stati. Esatto, siate clementi per quello. Vabbè, quello capita più o meno sempre. Workshop molto utile. Grazie. C'era anche un commento precedente che... Complimenti, quindi questo era assolutamente sì. Bene, grazie. Ok. Se ci sono spunti ulteriori o qualsiasi altro argomento che magari non abbiamo toccato e avreste valutato interessante, ovviamente ditecelo, scrivetecelo anche in chat perché può essere chiaramente utile per sessioni future. Bene, allora direi che insomma andiamo a chiudere nei tempi. Vi ringraziamo molto per la partecipazione, per le vostre domande. Grazie, grazie Pasquale, grazie Lisa e Grazie a speriamo voi, di Marta. entrare in contatto presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao ragazzi, a Ciao, buona presto, giornata. buona giornata.